Un nuovo effetto con particle per rendere la nostra cassa decisamente speciale. Fatta con i Command Block, i saluti a fine video. Pochi giorni fa abbiamo fatto un video in cui era questo ovviamente il video in cui una cassa aveva un effetto del genere e qualcuno mi ha chiesto se era possibile farlo sulla verticale. Ovviamente è possibile farlo ovviamente anche per la parte superiore, per tutti i bordi della cassa. Anzi, se ci riesci, fammi avere uno screenshot su Discord. Vado adesso a creare a vedere questi command block rispetto a questo nuovo disegno che contorna la nostra cassa. Allora, la base di partenza è creare una armatura. In questo caso l'abbiamo chiamata bordo 2 con questo command block che va a crearla esattamente un blocco sopra di noi. Se io la vado ad uccidere, l'effetto ovviamente scompare. Con questo pulsante mi va a creare l'armatura bordo 2 e il funzionamento ha preso a mente a funzionare. Il funzionamento ha preso a funzionare, ovviamente. Allora, qua io ho rappresentato con questi blocchi di calcestruzzo blu, giallo, verde e rosso le varie posizioni che vanno ad essere occupate da questo effetto di particle. E qui, come ho fatto nel video precedente, ho raggruppato questi comandi che si differenziano per la posizione della particle. In questo caso abbiamo che la nostra cassa è, diciamo, occupa questa posizione. Vediamo un po', sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocchi, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocchi, 1, 2, 3, 5, 6 blocchi. Ok, immaginiamo che questa è l'occupazione della nostra cassa, giallo, rosso, verde e blu. Allora, in pratica, nella parte inferiore andremo a posizionare 1, sì, anche qui 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocchi rispetto a questa costruzione, ok? Poi sulla parte laterale andremo a posizionare questi altri blocchi, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Poi sulla parte superiore andiamo a mettere il verde, ok? Esattamente così, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E poi nella parte inferiore è rimasto il blu, ok? Qualcosa del genere, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ora io sono andato all'esterno della cassa, ma andando internamente scopriremo che i blocchi da occupare sono esattamente 5. Però la logica che andremo a seguire è esattamente questa. Come vedi, le coordinate del mio mondo crescono in questo modo. Io utilizzo sempre i binari per farti vedere che in avanti crescono le x e a destra crescono le Z. Quindi, quando ci metteremo in questa situazione, dovremo ricostruire opportunamente ricordando il segno di come cresce il nostro mondo. Andiamo a farlo nel dettaglio. Innanzitutto ci serve la posizione di questa cassa. Poi andiamo a creare la situazione dei 5 punti. Se vedi, sono 1, 2, 3, 4, 5 punti della particle in giallo. Ovviamente abbiamo già attivato la catena. Il primo command block di tipo ripetizione va a mettersi nei panni della nostra armatura e 3 blocchi punto 1 sopra dell'armatura va a disegnare il primo effetto di particle, basic flame particle, a partire da queste posizioni. Meno 0,5 a sinistra per quanto riguarda le X e 0,5 per quanto riguarda le Z. Ok, poi siccome dobbiamo andare verso sinistra, noterai come questo valore incomincia a cambiare, ok? Infatti qua abbiamo, rimane meno 0,5, 3,1 l'altezza, 0,3, poi diventa 0,1, poi, ops, poi diventa meno 0,1 e poi diventa meno 0,3. Passiamo al rosso.
Il rosso continua questa sequenza, meno 0,5. Ok, mi fermo a questo, facciamolo così, siamo arrivati qua. Ora il rosso incomincia ad andare in verticale, quindi dovremo modificare esattamente le coordinate y che erano 3,1. Ok, vado avanti, diventano 3,3, stiamo incominciando a salire. 3,5, stiamo incominciando a salire. 3,7, 3,9, e poi ci incominciamo a mettere sulla fila del verde, ok, arrivando a 4,1. Ora dovremo incominciarci, siamo arrivati qui, dovremo incominciare a spostarci lungo l'asse delle Z, perché abbiamo detto che noi dobbiamo andare da questo lato, le Z devono incominciare ad aumentare. Quindi se dovevano incominciare ad aumentare, qui abbiamo meno 0,5, ok, meno 0,3, incominciano ad aumentare, meno 0,1, 0,1, e diventa 0,3, arriviamo anche al blu, 4,05, siamo arrivati al blu, ok. Il blu adesso incomincia a scendere, eravamo arrivati a 4,1, andiamo avanti e incominciano a scendere, 3,9, 3,7, 3,5, arriviamo a 3,3, rimanendo a meno 0,5 e 0,5, il ciclo ricontinua e riprende con meno 0,5, 3,1, 0,5. Ovviamente qui abbiamo un ritardo di 40 tick per il primo e di 2 per tutti gli altri, quindi 40 il primo e 2 per tutti gli altri. Questo fa sì che il nostro, diciamo, le nostre effetto di particle riescono a diciamo essere rappresentate opportunamente. Noi adesso siamo rimasti, diciamo, sulla linea dell'asse delle Z, ok? Se avessimo dovuto fare questo bordo, ok, avremmo dovuto giocare sull'asse questo delle, facciamolo blu, delle X, ok, quindi saremmo dovuti andare avanti e indietro, ovviamente anche in alto e in basso, ma magari questo lo puoi costruire tu e magari mandarmi uno screenshot sul nostro server Discord. Prima dei saluti ti ricordo che in descrizione trovi il link di download delle nostre mappe Minecraft Bedrock completamente gratuite su Venezia e su Pitagora, e trovi anche il link per agganciarti al nostro server Discord e al nostro server Minecraft, che è sia Bedrock che Java, attraverso i quali abbiamo già avviato contest di ricostruzione e giveaway come quelli che realizzo per le scuole italiane. Poi se non già fatto, iscriviti e fai iscrivere soprattutto i tuoi amici al server Discord e qui sul canale YouTube. Qualcuno ha cominciato a caricare anche le proprie creazioni che, come vedi, condivido con piacere. Detto questo, commenta e metti mi piace al video, ma solo se ti è piaciuto. Infine dai un'occhiata a queste playlist che ti suggerisco, mentre saluto Koski e Samuele da server Discord che mi hanno chiesto di essere salutati, e lo sto facendo in questo momento. Ciao!